Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Neopadri. Oggi puntata speciale 200 iscritti. Sono qui con Luca, che è mio nipote. Ciao. Mi scuso con tutti quanti voi per l'inattività del canale, ma purtroppo ho avuto dei piccoli problemi personali che ora ho risolto. Nulla di grave ovviamente. E sono qui pronto a ricominciare a pubblicare questi video per tutti quanti voi. Come ben sapete sono tutti quanti video di consigli, piccoli trucchi, piccoli suggerimenti per la vita dei neopapà. Vita che sappiamo non essere tanto facile, soprattutto quando si è alle prese con delle coliche, quando si è alle prese con i capricci dei vostri piccoli. E oggi abbiamo quanti consigli, Luca? Tre. Abbiamo tre consigli. Esatto, abbiamo tre consigli da darvi. Dunque, il primo riguarda la sterilizzazione dei ciucci. Dei ciucci, esatto. Vi farò vedere come fare per non scottarvi e per non farvi del male, voi e il vostro bebè. Poi il secondo consiglio è: consiste nel far uscire il gas dai vostri figli molto facilmente per farli stare meglio. Esatto, che praticamente poi sarebbero le coliche. Il terzo consiglio consiste nel creare un bavaglino con un fazzoletto o una busta di plastica. Bene, quindi cominciamo con quest'ultimo consiglio, con quest'ultimo suggerimento: come creare un bavaglino con un fazzoletto. Luca, mi passi il fazzoletto? Ecco qui, noi abbiamo un fazzoletto da ristorante, fondamentalmente di stoffa. Abbiamo realizzato un buco nel centro, molto semplicemente, con una piccola apertura, vedete, in questo punto, a V, dove, sulla quale siamo andati anche ad inserire dei bottoni. Eccoli qua. Vedete? Ci sono dei piccoli bottoni, in modo da poterlo abbottonare intorno al collo del vostro bebè. Viene inserito dalla testa, intorno al collo del bebè, così rimane pulito durante la pappa. Ok, Luca l'ha sperimentato perché lui ha dato la pappa a mia figlia. E invece facciamo vedere, prendi anche le forbici, facciamo vedere come si prepara un piccolo grembiule da una semplicissima busta di plastica. Assolutamente, ovviamente non dovrete mai infilare la busta di plastica chiusa. Andrete a prendere la parte sigillata della busta, la andiamo a tagliare. Eccolo qui. Aiutami, Luca. La apriamo sopra. Eccola qui. Forse anche Luca ci può aiutare nella dimostrazione. Puoi infilartela? Si infila come una normale canottiera. Le mani. Eccola qua. E due. Ok, quando vorrete lasciare il vostro bebè con la pappa davanti libero di sporcarsi, con questa soluzione avrà una sorta di armatura il suo vestito contro tutte quante le macchie potenziali che potrà andarsi a fare. Il prossimo trucco che vi andremo a spiegare consiste nel cercare quantomeno di eliminare i gas intestinali dal pancino del vostro bebè, le famose coliche. Prima di iniziare, credo che Luca abbia qualcosa da raccontarvi sull'episodio che ci è capitato. Allora, mi ricordo che ero da te, sì, una notte che ero venuto a dormire, sì, e mi ricordo che Rachele aveva le coliche, piangeva tanto e... Praticamente non c'è quasi... era ormai le 2 di notte e ancora non avevamo preso sonno. E quindi abbiamo dovuto provare questo trucco e... Dopo vari tentativi che abbiamo fatto. E in effetti, dopo vari tentativi, ha funzionato. E adesso vi spiegheremo come si mette in atto. Esatto, è successo inizialmente con alcuni prodotti comprati in farmacia, dagli omeopatici agli erboristici. Poi abbiamo provato con la borsa dell'acqua calda, abbiamo provato a tenerla sulle ginocchia, abbiamo provato a tenerla a pancia in giù. Niente, non c'era verso. Alla fine, mentre la cullavamo, mentre eravamo io seduto sul divano insieme a lui, eccetera, abbiamo trovato una posizione magari neanche tanto strana, però in quel momento ci è sembrata strana. E Luca, che cosa faceva di fatto Rachele? Emetteva del gas grazie a quella, esatto, a quella posizione che gli facevamo assumere. E adesso vi spieghiamo qual è. Si chiama posizione da gomito a ginocchio. Consiste nel metterla sdraiata con la pancia in su, fargli piegare ad esempio la gamba sinistra e fargli toccare il ginocchio con il gomito destro, con il gomito opposto, giusto? Sì. Esatto. Fare questo con l'altra gamba, ovviamente con la gamba destra fargli toccare il gomito sinistro. Noi ci accorgevamo che portandola in questa posizione per pochi attimi emetteva del gas, e tutto questo nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, alla fine
piano piano siamo riusciti a risolvere tutta quanta la situazione. Questo è un consiglio, è un'esperienza che abbiamo potuto provare sul campo, speriamo che possa essere utile a tutti quanti voi, speriamo che anche voi possiate riuscire, a noi è riuscita soltanto quella volta. Sì. Luca non lo sa, non ha dormito altre sere con noi, però è capitato altre sere in cui abbiamo dovuto fare il giochino del gomito ginocchio e purtroppo non è stato possibile sperare il gas. Non so perché, è un mistero, ma a volte è utile questo sistema, a volte è utile il sistema di metterli a pancia in giù, a volte è utile il sistema della borsa dell'acqua calda sul pancino. Sta a noi riuscire a trovare il metodo giusto, forse è soltanto fortuna, forse è soltanto caso, però spero che comunque tutti quanti noi riusciamo a trovare il metodo giusto e a poter dormire anche qualche ora in più. Come sterilizzare i ciucci dei vostri bebè? Io personalmente compro... Sì, è così, come dici tu. Lei, Rachele, mia figlia, oggi facciamo il primo video insieme. Noi usiamo i ciucci della MAM perché sono testati da dei dentisti e sono consigliati per uno sviluppo corretto del cavo orale e della dentatura. E sono di questo tipo qui, sono questa marca qui. Sicuramente la potete vedere. MAM, ovviamente vi metterò il link nella descrizione di questo video e nei commenti. Adesso passiamo operativamente a vedere... Mi ha rigurgitato sul ginocchio, però questo lo lasciamo. Aia. E questo poi lo taglio, lo metto io bene. Sì. E adesso andiamo a vedere come si sterilizza, come si igienizzano i ciucci appena comprati. Ok, abbiamo messo l'acqua sul fuoco, che adesso sta bollendo. Questi sono i ciucci che andremo a sterilizzare. In questo modo, quando l'acqua bolle, li prendiamo, li mettiamo dentro uno a uno. Fatto questo, aspettiamo esattamente 5 minuti mentre l'acqua bolle e i ciucci saranno completamente sterilizzati e pronti all'uso. Perfetto, sono passati 5 minuti, andiamo adesso a prendere i ciucci, ovviamente con un attrezzo adatto, senza bruciarci le dita, e li facciamo asciugare su un panno in un piatto. Così i ciucci sono sterilizzati e sono pronti all'uso. Ovviamente fateli prima raffreddare. Ok? Per oggi è tutto, vi saluto, fatemi sapere la vostra esperienza e mi raccomando, ricordatevi il link in descrizione dei ciucci della MAM. Ciao a tutti!